Buongiorno a tutte. Per il tutorial di oggi andremo a realizzare la medusa. Qualcuno di voi forse già l'ha realizzato perché qualche settimana fa ho postato dei video, degli schemi sulla pagina e quindi qualcuno l'avrà già realizzato. E per il mio canale YouTube adesso cercheremo di fare un po' tutti gli elementi, di realizzare uno alla volta. Per il tutorial di oggi occorrerà del filo a scelta, il colore che preferite, un altro colore per lavorare questa bordura, del filo di nylon. Questo è un filo che usano le perlinatrici per il loro lavoro, lo trovate nei negozi di bricolage, di bigiotteria. Servirà, come vedete, così trasparente a legare, a sospendere i pesci, i vari articoli nell'acquario, e non si vede. Le nostre forbicine, il nostro uncinetto, e andiamo ad iniziare. Iniziamo con il nostro anello magico. Anello magico, chiudiamo con una catenella e lavoriamo 6 punti bassi. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Chiudiamo l'anello. Per il secondo giro andiamo a realizzare gli aumenti. Intanto andiamo a lavorare un aumento sulla prima maglia bassa, 6 aumenti per 12 maglie basse in totale. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 9, 10, 11, 12. Eccoci qui con il secondo giro. Adesso andiamo a lavorare il terzo giro. Una maglia bassa ed un aumento. Una maglia bassa ed un aumento. Lavorate così per altre 4 volte per completare il giro. Completato il terzo giro e realizzato 18 maglie basse, andiamo nel quarto giro a lavorare 2 maglie basse ed un aumento. 2 maglie basse ed un aumento. Continuiamo così per tutto il giro, per altre 4 volte, a completare il giro. Completato il quarto giro, ci ritroviamo con 24 maglie basse. Andiamo a lavorare il quinto giro con 3 maglie basse e un aumento. E un aumento. Continuate così per altre 4 volte fino a completare il giro. Completato il quinto giro, adesso andremo a lavorare il sesto, il settimo e l'ottavo giro, sempre 30 maglie basse senza aumenti. Per 3 giri. Così qua lavoriamo 3 giri di 30 maglie basse. Andiamo a completare l'ottavo giro con gli ultimi punti bassi, un punto bassissimo per fermare il lavoro, e abbiamo realizzato la nostra cupolina
per la medusa. Sfiliamo il marcapunti e blocchiamo il filo sul rovescio. Con due punti nascosti. Ok. Adesso andremo a realizzare il nostro bordo tipo smeraldo. E occorrerà un altro filo a contrasto. Io lavorerò con colore rosa, ma voi, come vi ho detto, andate su internet, vedete le foto, scegliete il colore che preferite. Iniziamo sul normale punto basso, uno qualunque, e blocchiamo con un punto catenella. Ne lavoriamo un altro, due punti catenella, e andiamo sul prossimo punto basso e lavoriamo un punto bassissimo. E questo è il nostro bordo, una catenella e un punto bassissimo sul punto prossimo, uno che segue così, e punto bassissimo, una catenella e un punto bassissimo per tutto il giro. Andiamo a completare insieme il giro con un punto bassissimo, una catenella, punto bassissimo, una catenella, punto bassissimo, una catenella, punto bassissimo, una catenella e l'ultimo punto bassissimo qui dove abbiamo iniziato. Tagliamo il filo, lo passiamo al rovescio. E cerchiamo di bloccarlo, di nasconderlo. E lavorare con la tecnica del davanti non è molto facile, comunque piano piano si fa. Ok, la nostra cupolina è realizzata per la medusa. Adesso andiamo a vedere sotto come sono collocati i tendacoli. Ecco qui, vi cercherò di farmi capire. Sono quattro coppie di catenelle collegate qui al primo giro di 6 maglie basse. Andiamo a lavorare. Prendiamo il nostro filo e ne lavoriamo 18 catenelle. 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Prendiamo la nostra cupolina al rovescio. Andiamo a infilare l'uncinetto qui. Queste sono le 6 maglie basse. Andiamo a infilarlo qui tra le 6 maglie basse e l'anello magico. Prendiamo il filo e cerchiamo di tirarlo fuori qui nella catenella con un punto bassissimo. Ci riproviamo, non tiriamo tanto il filo, magari ce lo facciamo così, poi lo facciamo uscire dalla catenella. E lavoriamo altre 18 catenelle. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Tagliamo il filo. Adesso ne dobbiamo lavorare altre 3 coppie di queste catenelle e collocarle qui in questo giro di maglie basse iniziali. Dopo averli realizzate queste quattro coppie qui di tentacoli,
suggeriamo al lavoro, cerchiamo di livellarli, metterli tutti insieme ai tentacoli e di tagliare un po' il filo in mezzo, farli tutti uguali, più o meno. Ok, adesso andiamo a prendere il nostro filo di nylon per completare il tutto. Cerchiamo il nostro filo dove all'inizio più o meno, qui è tutto trasparente, non si vede. Infiliamolo nell'uncinetto, quindi nell'anello magico. Infiliamo tra i punti bassi e prendiamo il nostro filo di nylon. Con l'uncinetto cerchiamo di prenderlo e di tirarlo attraverso l'anello. Adesso lo bloccheremo con dei nodi. Faremo 3-4 nodi e lo blocchiamo bene. 2-3. Sembra di fare una magia, non si vede niente. Tutto trasparente. Ok, 4 punti. Tagliamo il filo più corto. Adesso andremo a tagliare il filo di circa 30 centimetri l'altezza di un acquario. Poi quando vi regolate, quando lo dovete bloccare nell'armadio, vedete una regolata a che altezza lo desiderate, e si blocca con un semplice pezzettino di scotch al coperchio dell'acquario. Ed eccoci qui con la medusa terminata. Spero che alle nuove iscritte sia stato utile, anche per chi magari con lo schema non era riuscito a realizzarlo. E il tutorial di oggi abbiamo terminato. Grazie a tutte, alla prossima!